Allora passiamo al prossimo relatore, Gianni Giglioni dell'Università di Studi di Brescia, che parlerà dello sviluppo e applicazione dei sistemi di supporto decisionali. Limitatamente ovviamente a integrated pest management, che è il focus fondamentale con cui noi stiamo guardando adesso per l'implementazione della direttiva sull'uso dei pesticidi. La mia relazione è piuttosto generica, io non presenterò uno strumento, ma cercherò di far vedere se esistono dei principi comuni a vari tipi di strumenti e che siano, diciamo, all'origine questi principi, una volta compresi e della selezione dell'opportuna direzione in cui andare per lo sviluppo e l'implementazione di questi decisioni sul posto. In particolare guarderemo in che modo questi strumenti dialogano con il discorso della scala e della tipologia di management che interessa la loro applicazione e infine cercherò di supportare l'idea che si tratta di una tecnologia ormai matura, pronta a raccogliere le sfide che si stanno. Allora, quali sono i principi di base dell'IPM? È inutile che li conoscete sicuramente meglio di me, si tratta di prevenire, si tratta di osservare, si tratta di decidere e si tratta di agire. Valutare e apprendere, quindi chiudendo il circolo, cercare di incrementare la nostra conoscenza sul sistema, oggetto di gestione. Ebbene, in che modo noi possiamo gestire un sistema di questo tipo? Attraverso le informazioni che possiamo derivare dal sistema, attraverso le conoscenze che noi possiamo avere a priori sul sistema e attraverso qualcosa che sta a metà tra le previsioni in senso stretto e gli scenari. Qualsiasi idea che abbiamo sul futuro di un sistema in ogni caso coinvolge un margine di soggettività, una serie di ipotesi e quindi scenari che devono essere introdotti. Bene, è come dire, volendo molto schematizzare, che con il passaggio all'IPM noi sostituiamo la chimica con la conoscenza. La conoscenza è lo strumento che consente di minimizzare l'uso della chimica in senso stretto per sostituirlo con la possibilità di gestire un sistema in maniera più complessa, considerando tutte le variabili che sono state accennate dai relatori che mi hanno preceduto. Il processo decisionale avviene quindi in un ambiente complesso, comporta l'utilizzo di conoscenze multiple, multidimensionali, di aspetti molto diversi, da quegli aspetti ambientali alla crescita della cultura, alla crescita delle popolazioni, di fitofagi, di malattie, di vegetali e così via. Alla fine dobbiamo arrivare ad un'analisi costi e benefici per prendere una decisione. Questo quindi del prendere la decisione è l'elemento chiave. Come si costruisce una decisione? Attraverso una serie di passaggi, io devo definire un problema, devo analizzare le cause, fare un diagramma causale che spieghi il processo, introdurre delle ipotesi, fare degli scenari, valutare le opzioni per gestirle e quindi selezionare se possibile l'opzione migliore e quindi verificare la corretta implementazione. Come fa il soggetto umano singolo a fare tutto questo? Normalmente lo fa perché lui, ognuno di noi è esperto del proprio campo e immagino che anche l'operatore lo sia, l'operatore che lavora in un'impresa agricola, è indubbio che all'aumentare della complessità servono degli ausili al processo decisionale. Non fosse altro che una previsione del tempo, un'ipotesi sullo sviluppo di una malattia, un'ipotesi sullo sviluppo di un fitofarmaco. Bene, ecco perché si introducono gli strumenti a supporto delle decisioni, che devono tener conto di chi fornisce questi strumenti, ovviamente, non può essere il singolo operatore che se li sviluppa, bisogna tener conto della scala in cui intervengono, il modo in cui rappresentano il sistema a livello di dettaglio, e devono tener conto anche delle tipologie di strumenti che possiamo possedere. In ogni caso, e questo è un punto chiave, i decision support tool non si sostituiscono alla scelta definitiva che è affidata all'operatore. Cioè,
non si parla più di una decisione automatica, cosa che magari negli anni 70, quando si cominciava a parlare di queste cose, era stata introdotta, anche perché si pensava che l'intelligenza artificiale potesse essere d'ausilio. Ora non si parla più di questo. È indispensabile l'intervento dell'operatore umano alla fine di questa catena decisionale. L'importanza delle scelte. I decision support tool non si occupano soltanto del dettaglio delle scelte operative e tecniche, ma si occupano anche di scelte tecniche di tipo strategico, una scala temporale e spaziale superiore. Addirittura arrivano anche a considerare la policy, e poi vediamo in che senso. L'uso degli strumenti di supporto di decisione è legato anche alla tipologia di gestione dei sistemi, cioè come la concepiamo. E qui sostanzialmente abbiamo tre tipologie diverse. Abbiamo il sistema top-down, io ho la conoscenza, ti dico cosa devi fare, e al sistema bottom-up ti do lo strumento e tu fai tutto da solo, perché tu riesci a generare le conoscenze di cui hai bisogno, alla visione più moderna ed efficace di un ciclo, che chiamiamo ciclo adattativo, per cui c'è un dialogo tra sviluppatore del sistema, colui che fornisce il servizio, e colui che lo utilizza, e mentre la informazione continua a circolare a beneficio di entrambi. Bene, che cosa viene fuori se mettiamo insieme queste dimensioni? Viene fuori qualcosa di non semplice, abbastanza complesso, che lascia spazio in realtà a una serie di opportunità, una serie di definizioni specifiche dei tipi di DSS che servono a seconda di quello che io voglio vedere. Se sono sulla scala regionale, mi occuperò quindi di sistemi abbastanza generici, a bassa risoluzione spaziale. Al contrario, se mi occupo della scala locale, avrò bisogno di un sistema molto puntuale. È la singola azienda, la singola unità produttiva all'interno dell'azienda che potrò in qualche modo seguire con il mio sistema. Ma è molto importante guardare anche il dialogo tra chi è il provider e chi è lo user. È un provider pubblico? È un provider privato? E cosa fornisce? Qual è lo strumento che supporta la comunicazione tra i due players? In definitiva, ci occupiamo all'interno di queste dimensioni di capire quali sono gli strumenti che possono essere più adatti a seconda dei tipi di problemi. Vengono chiamati in vario modo, io genericamente uso il termine DSS per tutti questi. Bene, un po' più in dettaglio, quali sono gli attori e i sistemi da considerare? Gli attori sono il manager, colui che gestisce il sistema, sarà il provider, colui che fornisce il servizio, pubblico o privato che sia, sarà il ricercatore, colui che fornisce le informazioni o gli aggiornamenti che vengono implementati. I sistemi fisici sono il DSS, tutti i sistemi di comunicazione. Abbiamo poi un sistema ambientale, che ovviamente è il driver di tutto il processo, la pianta e gli insetti che sono. Qualcuno svolge un ruolo affinché questo sistema nel suo complesso possa funzionare e alla fine arrivare a fornire le informazioni e le conoscenze per una decisione. Questi erano i principi ispiratori di un lavoro che abbiamo fatto come gruppo di ricerca italiano sulla modellistica per la protezione delle piante, che è stata fondata una decina di anni fa, mi sembra, e che ha sede a Piacenza, in cui abbiamo sviluppato un'idea di piattaforma comune per la modellistica a supporto dell'IPM, al fine di mettere a disposizione dei servizi regionali preposti a fornire strumenti a supporto dell'IPM, una piattaforma informatica comune tramite la quale accedere ai modelli matematici per malattie, fitofici, malattie e relativi altri. L'idea è di creare una piattaforma comune, di integrare gli sforzi per creare una comunità di esercizi in questo lavoro che sia a beneficio anche di tutti gli interessati. Evidentemente la proposta che avevamo fatto andava bene per un target di tipo pubblico, come sono appunto le regioni, e per una risoluzione spaziale di tipo mesoscala, come tipicamente quella di una regione italiana, dove lavoriamo su un migliato, questo è l'esempio dell'Emilia Romagna, e possiamo prevedere nel tempo l'andamento di una certa malattia in questo caso o di quella che vediamo nello specifico simulare. Ma i decision support tools non si limitano a questo, ma possono considerare anche un livello che normalmente non era considerato e che diventa sempre più importante quando io faccio programmazione, e cioè il livello di macroscala. Vedete cosa succede a livello di macrofenomeni, come ad esempio tipicamente il cambiamento climatico. Qual è il ruolo del cambiamento climatico sulle specie presenti in una certa area, sulla possibilità che questo cambiamento favorisca l'arrivo di nuove specie invasive, quindi cambi l'assetto dei fitofici o delle malattie accettate? Ebbene, anche in questo caso,
portiamo un esempio su cui abbiamo lavorato, la mosca delle olive, per vedere qual è stato l'effetto, quale potrebbe essere l'effetto dei cambiamenti climatici, sia per considerare gli aspetti agroecosistemici, sia anche per concludere, molto brevemente dico che l'architettura del DSS di nuova generazione è un'architettura estremamente moderna, efficace, in grado di avere una visione olistica sul percorso culturale in senso lato, in tutte le sue dimensioni, e quindi tenerne conto, ha tramite l'applicazione web una capacità di accesso, una facilitazione di accesso notevole rispetto a tutte le altre forme che sono state considerate, crea un supporto decisionale chiaro, affidabile e tempestivo. Qual è il percorso per la sua implementazione? Qui le cose qui sono molto meno chiare, perché da un lato abbiamo una serie di strumenti, una tecnologia matura, dall'altra parte, a mio modo di vedere, non è altrettanto chiaro in che modo questa tecnologia possa o si voglia implementare. Quali sono le risorse a disposizione? Come vogliono essere spese? Come si vuole favorire l'integrazione delle conoscenze e del dialogo tra tutti i protagonisti, a cominciare appunto dalle regioni che sono i possessori, perché l'hanno sviluppato il proprio, ancora una volta insisto, con le economie notevoli, strumenti che invece devono essere messi in atto.